Ciao a tutti e bentornati sul canale. Oggi vedremo con un breve riepilogo che cosa si intende per rialzata. Ciao e bentornati sul canale. Allora, iniziamo subito a vedere cos'è la rialzata. La rialzata è un gesto tecnico che il portiere compie per rimettersi in piedi dopo una parata o un altro gesto tecnico che lo mette a contatto col terreno. Esistono tantissimi modi di fare una rialzata, ma la domanda che ci dobbiamo porre è: qual è il modo più giusto di rialzarci dopo un'azione di tuffo? Qual è la rialzata che ci permette di metterci in condizioni immediate di poter eseguire un'altra giocata? Quindi è ovvio che la rialzata è un gesto naturale che viene fatto dal portiere, perché ogni volta che noi eseguiamo un tuffo in qualche modo dobbiamo rimetterci in piedi per proseguire l'esercizio, per fare una parata o per fare quello che ci aspetta dopo. La rialzata è un gesto che viene naturale ai bambini piccoli. I bambini piccoli, dopo che smettono di camminare a carponi, tendono a provare a camminare su due piedi col bustaretto, ma come è noto, più delle volte, soprattutto all'inizio, cadono e quindi sono costretti a trovare un modo di rialzarsi. Il modo di rialzarsi dei bambini piccoli è quello più congeniale nel loro modo di vedere, e quindi l'importante per loro è che si ritrovi la posizione retta per riprovare a stare in piedi. Da un punto di vista funzionale, la rialzata del portiere è la medesima cosa. La questione che dobbiamo curare è cercare di rimetterci in piedi il prima possibile. Non basta dire il prima possibile, ma anche con uno sforzo che ci induce a consumare energie il più blando possibile, proprio per bruciare meno energie possibili. Quindi, come dicevo prima, le rialzate possono essere tantissime. Dobbiamo però cercare di insegnare al portiere quella che è la rialzata più veloce, la rialzata con minor dispendio di energie, in modo che ci permetta di essere subito pronti alla parata. Questa rialzata, come vedremo in altri video, è eseguita attraverso dei movimenti semplici laterali, attraverso la posizione di una mano, di un ginocchio e del piede opposto. Questa rialzata non è l'unica possibile, è l'unica che si vede nei campi. Esiste anche un altro tipo di rialzata che però viene usata molto più raramente, perché è un gesto tecnico più complesso, che è quella rialzata che si vede fare dai portieri quando fanno un tuffo lungo, si vedono scivolare sul campo, spostano le gambe dall'altra parte e poi si rialzano direttamente sul lato opposto. Questa è una rialzata un po' più complessa da realizzare e si realizza in campi particolari, non di certo in campi di terra battuta, dove la rotazione e lo scivolamento sul campo è difficile, non su campi di questo tipo, così asciutti, dove anche qui piuttosto che scivolare dopo il tuffo ci si tende a fermare, per cui nelle scuole calcio si tende a insegnare quella che è la rialzata classica attraverso la posizione della mano, del ginocchio e del piede, che vedremo in altri video. Se questo video vi è piaciuto, vi invito a mettere un like, iscrivervi al canale per essere sempre aggiornati sui nuovi contenuti e vi auguro un buon allenamento.